Siamo alle porte della prossima edizione della Fiera Campionaria di Lonigo e quest'anno tra l'altro ricca di novità. Ci illustra le principali novità? Assolutamente sì, le corti. Venite a vedere che bellissime corti abbiamo realizzato quest'anno. Partiamo dalla corte dei fiori, una esplosione di colori che da piazza 20 settembre poi scenderà per tutta via Garibaldi. Poi la corte del vino, dove si potrà gustare e degustare i migliori vini prodotti dalle nostre cantine più vicine, locali e vicine veronesi. Poi lì vicino addirittura la corte del contadino, dove riprenderemo la parte storica della nostra attività cerealitica, ma accanto a questa i gusti e le produzioni locali dei nostri contadini. E la corte della birra, dove potremo bere, muoversi, ballare un po' magari e al contempo gustare la birra tedesca e quella locale artigianale. E vuole fornire qualche indicazione tecnica, diciamo, per i visitatori, soprattutto quelli che verranno da fuori? Esattamente, onde evitare le problematiche storiche di parcheggi selvaggi e di pericolosità per i bambini e per le persone che camminavano in mezzo alla strada, abbiamo pensato quest'anno di predisporre una serie di parcheggi e di modificare leggermente la viabilità interna, facendo un parcheggio enorme che va da Cesare Battisti fino a tutta via Zara, a senso unico, dove potranno starci 1178 macchine. L'apertura del parcheggio enorme della Collis con bus navetta, quindi uno può parcheggiare anche la 1000 posteggi macchina con bus navetta che farà la spola ogni 7 minuti. Un altro grande parcheggio, quello dell'Iper Lonigo, 500 posti macchina, dove anche lì bus navetta ogni 7 minuti e tutti gli altri parcheggi consoni che c'erano nella tradizione. Quindi abbiamo certissimamente un numero assolutamente adeguato di posteggi ben realizzati, ben comunicanti con il centro storico o con bus navetta. Non sarà possibile pertanto parcheggiare selvaggiamente come gli anni scorsi, quindi persone che verrete, e sono certo che verrete divertirvi nella mia fiera, nella fiera campionaria, nella fiera giunta alla 531esima edizione, parcheggiate dove è predisposto. I cartelloni ci saranno predisposti con chiarezza assoluta, andate con tranquillità perché o parcheggerete in centro della città o parcheggerete in luoghi che comunque vi porteranno in 7 minuti con i bus navetta. Siamo qui ora con il consigliere comunale Flavio Mirandola, nonché delegato fiera. Come ha gestito l'organizzazione della fiera e soprattutto una delle cose più innovative, che è la strutturazione di questa fiera in corti? Ci spiega un attimo come funziona? Allora, è stato creato le corti soprattutto per dare una vivacità diversa alla fiera e per strutturarla in un modo completamente diverso. L'idea delle corti è stata creata sì per tutto quello che le corti possono portare, dalla corte dei fiori alla corte del vino alla corte del contadino, ma per poter fare anche in modo che i visitatori che arrivano a Lonigo, e sono centinaia di migliaia, possano anche visitare in questo modo il nostro centro storico, il nostro bel centro storico, che tante volte succede che vanno al parco ippodromo e poi se ne vanno e evitano proprio di brutto il centro storico. Ecco, così andando anche valore ai commercianti, dando valore anche a tutti coloro che hanno le attività commerciali tutto l'anno durante nel centro storico, abbiamo voluto creare questo percorso che praticamente parte dalla 20 settembre con la Corte dei Fiori, arrivando alla Piazza Garibaldi con la Corte del Vino, alla Piazza Matteotti con la Corte del Contadino. Ecco, creando tutto questo abbiamo cercato di dare un circuito diverso anche alla fiera. Siamo qui con il signor Guido Zancanaro, il presidente della GUEG, la società che si è occupata dell'organizzazione della fiera. Come è stata rispettata l'aspettativa in quanto a numeri della fiera, affluenze, i dati tecnici, insomma, ce ne parla un po'? Sì, siamo veramente soddisfatti dell'andamento delle vendite perché siamo riusciti a riempire tutti gli spazi a disposizione, anzi riceviamo ancora delle telefonate per richiedere spazi, quindi abbiamo una lista d'attesa. E questo vuol dire aver organizzato e gestito negli anni precedenti in modo adeguato la fiera. Gli espositori sono più di 330 che compongono tutti i settori tipici della nostra fiera. Noi speriamo nel tempo, perché anche gli espositori sperano nel tempo, perché il risultato dei visitatori è stato molto attento l'anno scorso e molto attivo, perché sono venuti circa 50-60 mila visitatori. Thank you.